Bel tempo a Madrid, clima ideale qui al Bernabeu. Amici appassionati dell'ascolto, con me come sempre c'è Daniele Adani. Il venuto del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Sfida che mette di fronte Dinamo e Founders. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Questa è la formazione mandata in campo dal tecnico della Dinamo. Check tra i pali. Difesa che può contare su Fabio Cannavaro con Van Dijk. De Bruyne insieme a Brandt come interno di centrocampo. Modulo che prevede due punte di ruolo con Birgit Prinz accanto a Zola. Prova Zola. Grande intervento del portiere. Crossa nel mezzo. Van Dijk sventa la minaccia. L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Tocco impreciso, pallone recuperato. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. Difesa che vede Ronald Koeman con Van Dijk. Bernardo Silva e c'era Mkhitaryan nella zona centrale del campo. In due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Brandt cerca il tiro da lì. Buono qui l'intervento del portiere. La mette in area. Palla difficile da domesticare, deve spazzare. Salvataggio sulla linea. Giocatore importante De Bruyne, ci si aspetta molto da lui quest'oggi. È bravo negli inserimenti, da dietro sa arrivare col tempo giusto, sa sfruttare gli spazi, sa andare al tiro. Insomma, Pier, parliamo di un giocatore completo, Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. 1-0, primo gol del match che non si fa attendere. Van Dijk. Passaggio per Van Dijk. Kyle Walker. Mkhitaryan. Nuovamente Mkhitaryan. La passa dietro per un compagno. Palla in rete, hanno reagito subito trovando il gol. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Fabio Cannavaro. Beckham. Passaggio per Van Dijk. Kevin De Bruyne. Gran palla. Prova a metterla in mezzo. Palla allontanata. Tocco per Beasley. Lo salta di netto. Palla che finisce sul fondo. Ha perso una buona occasione. David Beckham. La mette in mezzo. La allontana. Walker. McManaman. Palla di nuovo in loro possesso. Non è solo. Questo è il movimento Prinz. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Van Dijk. Ecco Teo Hernandez.
da Marcus Beasley. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Hernandez. Bernardo Silva. Palla tra i piedi di Lautaro. La gioca su McManaman. Chance importante da corner per portarsi in vantaggio. Pallone in mezzo. Il portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Lautaro. Sale Walker. Prosegue la sua azione. Lautaro Martinez. Ecco Bernardo Silva. Palla che resta pericolosa dopo la deviazione. Altro grande intervento. Ho senso palla schiacciante a favore dei Founders nell'ultimo quarto d'ora. Non è stata fin qui tuttavia la giornata migliore per gli attaccanti. Hanno sbagliato troppo là davanti. Devono aggiustare rapidamente la mira se vogliono trovare il gol di vantaggio. Tentativo di pressing. Guadagna campo Lautaro Martinez. Occhio a Bernardo Silva. Lautaro Martinez. Azione interrotta, c'è offside. Brandt ha sbagliato il controllo finendo per trascinarsi la palla fuori. Ci sarà un minuto di recupero. Ecco Zola, tiro deviato. Siamo giunti al giro di boa al Santiago Bernabéu. Seconda frazione appena cominciata qui al Bernabéu. Tenta l'imbucata. Buona l'idea dell'interno, alla mira, imprecisa. Diaby. Pallone per Diaby. Beasley. Possesso Founders. Theo Hernandez. La gara non è ancora finita, ma intanto può comunque sorridere per la buona prestazione del primo tempo. Mi è piaciuto il suo primo tempo, Pier. Ha giocato bene, dando una mano alla squadra, come era lecito attendersi da un elemento con le sue qualità. Provano a creare gli spazi. Hanno il pallone per passare a condurre. E il pallone entra ed è gol. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore. Si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Christian Günther. Riceve De Bruyne. Lo salta di netto. Traversa che spegne il tentativo dalla distanza. Può recriminare solo contro la cattiva sorte che ha impedito la palla di entrare. Ronald Koeman. Perdono il pallone qui i Founders. Grande possibilità questa. Respinge Van Dijk. A metri per avanzare. Ottima lettura difensiva. Richarlison. Vinicius.
Brava Vinicius. Nessun problema per Cech. Lautaro riceve palla in posizione arretrata. Capisce tutto e recupera bene palla. Brava Vinicius. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. Tiro respinto. Intercetta, attenzione da lì. Tocco per Beasley. Servito di AB. Tentativo fermato dal portiere. Birgit Prinz. Prova dalla distanza. Traversa, pallone ancora in gioco. Bella girata di testa l'angolata, solo un po' troppo. Entra in campo in sostituzione della compagna. Ronald Koeman. Van Dijk. Walker. Sfuma l'occasione. Lautaro Martinez. Ecco Kyle Walker. La gioca su McManaman. Può calciare in porta. Si salva il portiere, ma non è finita. Pallone che finisce in fallo laterale. Il tecnico sceglie il cambio. Intercetta il passaggio e riparte. Ha il supporto dei compagni. Tenta la botta da lì. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. I Founders conquistano un calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. La allontana. Il dato sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora premia nettamente i Founders. Ottimo il loro momento, continuano a fare la partita e costruire azioni su azioni. La difesa avversaria mi sembra in netta difficoltà. Devono approfittarne per cercare di segnare almeno un altro gol. Non controlla bene qui. Hernandez. Palla per Beasley. Un intervento che vale come un gol. Okafor. Hanno la possibilità della ripartenza. Buono qui il recupero da parte della difesa. Alzano il pressing. Prova ad andare in progressione. La ferma. Ripartono a calcio del pari. I tifosi aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. Occasionissima, Pier. Si oppone qui il portiere e salva il vantaggio. Che poteva riaprirsi. Vedremo se avranno un'altra chance per pareggiarlo. Mette in mezzo. Steve McManaman. Ha spazio per andare. Vinicius. E il pallone entra, adesso raddoppia il vantaggio.
Siamo a San Siro, siamo alla Scala del Calcio, uno degli impianti che hanno fatto la storia di questo sport. Amici all'ascolto, un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani. Di scena oggi le Division Rivals. Si affrontano Founders e Pirates. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia. Si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza. Questo è il mio augurio. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. In difesa Van Dijk con Ronald Koeman. Bernardo Silva e Gianluigi Mkhitaryan nella zona centrale del campo. I due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Conquistano un calcio d'angolo. Occhio al corner. Van Dijk, eccolo! Van Dijk trova il gol. Vede la porta come pochi. Muovono palle Pirates dopo la rete del Verona appena incassata. Raul! E c'è la rete! È arrivato il pareggio! Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Beasley. Calcio di punizione assegnato per questo intervento a pallone. Guadagna metri. Intervento deciso, concede solo la touche. Perdono il possesso. Van Dijk. Koeman. L'appoggia su Van Dijk. Ronald Koeman. Passaggio per Van Dijk. Koeman. Bernardo Silva. Van Dijk. Deve liberarsi del pallone. Van Dijk. Palla per Mkhitaryan. Kai Walker. Brutto errore di Walker. Accompagnano l'azione. Palla non fischiato, vantaggio. Mette il tiro. Conclusione intercettata. Li porta via bene il pallone. Mkhitaryan. Di nuovo Walker. Palla interessante. C'è la conclusione. E c'è la rete. E dunque si riporta in vantaggio. Punteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Uomo, ottimo intervento del portiere. Arriva il fischio che ferma il gioco, sarà punizione. Eccezionale in questa trama. Sono andati vicini al pareggio nell'occasione precedente. L'aveva indirizzata bene. Portiere salvato dal legno. Non ci sarebbe mai arrivato. Eh sì, l'aveva indirizzata bene. Non è andata. Adesso però c'è una nuova occasione. C'è la respinta qui. Ha cercato il gol da distanza ravvicinata. Palla fuori di poco. Ha fatto troppo affidamento su una conclusione potente e non è riuscita a sfruttare a dovere un'occasione d'oro. Van Dijk. Palla per Kai Walker. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Ecco McManaman. Sarà calcio d'angolo per i Founders.
cross verso il centro dell'area. È una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere. L'ha tolta dalla porta con un intervento da campione. Interviene Spazza. Non la tiene. Mkhitaryan. Ecco McManaman. Cerca Lautaro Martinez con questo cross. Possibilità per Lautaro. E la messa. Si porta a più due grazie a questa rete. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Prova a sorprendere il portiere. La respinta, ma il pallone è ancora lì. Svetta il pericolo. Corre lungo l'Ampec Manama. C'è spazio, attenzione, salva tutto il portiere con questo trucco. Occhio al tiro della bandierina. Era dell'aria la tripletta a coronamento di una prestazione pazzesca. Grande, grande soddisfazione, non capita tutti i giorni di segnare tre gol. Si riprende a giocare, Pauders avanti di tre reti fino a questo momento. Bernardo Silva. Occhio a Bernardo Silva. Lautaro Martinez. Solleva la testa, c'è il cross in area. Occhio. Gol che merita di essere rivisto. Non era facile in quanto...